Benvenuti al Talk Antimicrobico Resistenza, la sfida di investire in ricerca, promosso da ADN Kronos e dedicato proprio al tema delle infezioni resistenti agli antibiotici. Mi presento, sono Maddalena Guiotto, giornalista di ADN Kronos e oggi sarò da filo conduttore per approfondire con i nostri ospiti presenti qui nei nostri studi questo tema che è di particolare attualità. Proprio recentemente lo stesso ministro della Salute, Orazio Schillaci, parlava di AMR, che è praticamente l'acronimo di antimicrobico resistenza, come una delle tre priorità del G7 Salute a presidenza italiana che si svolgerà ad ottobre ad Ancona. Oltre quindi all'antimicrobico resistenza, per dovere di cronaca, vi ricordo che le altre due priorità riguarderanno il rafforzamento dell'architettura sanitaria e l'invecchiamento attivo. Ma entriamo invece proprio sul tema di oggi, dell'incontro di questa giornata, dando due semplici dati. La carenza di antibiotici efficaci contro le infezioni ospedaliere ogni anno causa circa 35.000 decessi in Europa. Nel mondo è come se ogni anno scomparisse una città come Milano. E in Italia, con 11.000 decessi, che purtroppo ha questo primato, è come se ogni anno due città come Amalfi scomparissero. Ecco, come se non bastasse, lo stesso OCSE ci dice che nel giro di una decina d'anni, del 2035, se non si inverte questa tendenza, se non si fa qualcosa, proprio nei paesi dove c'è maggiore incidenza di AMR, e purtroppo l'Italia ha questo triste primato, si potrebbe raggiungere un livello di resistenza pari anche al 90% per alcune infezioni. E secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, se non si corre ai ripari, nel 2050 il primato delle mortalità nel mondo sarà proprio di questa emergenza, di questa antibiotico resistenza. Quindi l'incontro di oggi vuole essere un'opportunità proprio per invertire questo corso, questa serie di eventi e questa realtà, e in questo proprio ci aiutano a tracciare e a vedere un po' lo sviluppo del futuro di questa realtà i nostri esperti, perché è vero, si dovrà lavorare su delle misure organizzative, però è chiaro che dovranno esserci anche dei nuovi farmaci, che bisognerà pensare ad una ricerca che punti davvero all'innovazione, perché servono davvero strumenti in grado di essere efficaci contro questi batteri che sono diventati davvero resistenti. Questo è particolarmente reale in popolazioni fragili come i pazienti oncologici, lo vedremo proprio nel corso di questo incontro di oggi, perché il paradosso è che questo successo della medicina, che sono gli antibiotici, attualmente potrebbero mettere a rischio i grandi passi avanti fatti dalla medicina proprio in oncologia e in altre branche. Quindi, allora, senza porre indugio, diamo subito la parola ai nostri ospiti. Partirei proprio da lei, professor Andreoni, e che presento, direttore scientifico di SIMIT, Società Italiana di Malattie Infettive Tropicali, e professore emerito di Malattie Infettive, Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Poi con noi c'è anche il professor Nicola Silvestris, segretario nazionale di AION, che è appunto l'Associazione Italiana di Oncologia Medica, che è direttore della struttura complessa di oncologia medica all'IRCS dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari. Accanto a me il professor Rasi, il professor Guido Rasi, che è professore ordinario di microbiologia e microbiologia clinica presso l'Università Studi di Roma Tor Vergata, già presidente EMA, la European Medicines Agency, e anche consulente del Ministro della Salute. Ringraziamo allora sicuramente i nostri relatori, ma il ringraziamento va a voi che ci state seguendo attraverso i canali web e social di ADN Kronos. Professore Andreoni, partiamo da lei e le chiederei proprio di spiegarci innanzitutto con chiarezza che cos'è il fenomeno dell'antimicrobico resistenza e perché è proprio una minaccia a livello di salute globale. Ma per rispondere a questa domanda io credo che sia importante rivedere un pochino nel dettaglio i numeri che lei già in qualche modo ha indicato nell'inizio di questa discussione, diciamo. E partirei con la prima slide, che fa vedere proprio quello che è l'impatto dell'antibiotico resistenza a livello mondiale. I dati dicevano che, diciamo, stavamo intorno ai 4 milioni di morti all'anno per tematiche legate all'antibiotico resistenza,
ed in particolare di 1,2 milioni circa legate proprio all'impatto che l'antibiotico resistenza determina in termini di letalità. Ecco, tre giorni fa, quindi veramente recentemente, è uscito questo articolo che in qualche modo ha cercato di vedere quella che è la prospettiva dell'antibiotico resistenza come impatto di sanità pubblica. E questo, diciamo, quest'articolo fa vedere alcuni dati estremamente preoccupanti, cioè nel 2050 si raddoppieranno quasi il numero di decessi legati, associati all'antibiotico resistenza. Vedete, andiamo sopra gli 8 milioni e, diciamo, quelli strettamente e direttamente attribuiti all'antibiotico resistenza diventeranno circa 2 milioni di morti all'anno, diciamo. Quindi avremo 39 milioni di decessi per l'antibiotico resistenza nei prossimi 25 anni. Io direi già questi numeri fanno intendere che siamo di fronte a una problematica di rilevanza assolutamente eccezionale. Qualcuno parla di pandemia da germi antibiotico resistenti, il termine può essere più o meno corretto, ma certamente è indicativo. Se mi può dare la slide successiva, ecco, è stato fatto uno studio da parte dell'European Center for Disease Control per quello che è l'impatto delle infezioni da germi resistenti nei diversi paesi europei. E qui si vede che l'Italia certamente è in qualche modo gravata da un impatto estremamente rilevante. Si vede che in questa slide si vede che quando si va a studiare la prevalenza, cioè il numero di soggetti che hanno un'infezione da germi resistenti in maniera, diciamo, all'interno di un singolo giorno, si vede che sono quasi il 9% di tutti i ricoverati. Quindi poco meno del 9% dei ricoverati in questo momento in Italia ha un'infezione da germe multiresistente. E ancora, se si va a vedere quando questa infezione è stata riscontrata, si vede che il 70% delle persone ha acquisito questa infezione durante il ricovero. Questo va letto anche nell'altro verso, cioè il 30% in realtà è entrato in ospedale con l'infezione già da germe multiresistente. E questo è in qualche modo una novità, cioè dobbiamo iniziare a pensare anche che l'antibiotico resistenza, questi germi, sono anche nelle nostre case, quindi non è soltanto un problema dell'ospedale, è un problema anche del territorio. Questo evidentemente allarga molto il ragionamento. Il secondo dato che vi voglio far vedere, sempre dato da questa indagine, è che quando si va a vedere quanti pazienti sono in trattamento con antibiotici nel momento stesso che andiamo a indagare all'interno dell'ospedale, in Italia il 40% di tutti i pazienti ricoverati per qualsiasi motivo all'interno dell'ospedale sta facendo un antibiotico. E qui nasce uno dei grandi problemi sull'antibiotico resistenza, cioè l'appropriatezza dell'uso degli antibiotici, che, insisto, non riguarda soltanto l'ospedale, ma riguarda anche il territorio. Quindi su questo evidentemente ci dobbiamo interrogare. Faccio vedere quest'ultima slide che in qualche modo fa vedere, ho cercato di riassumere i dati per capire esattamente quello che lei mi ha chiesto, cioè cosa vuol dire l'antibiotico resistenza, qual è l'impatto che questa ha. In Italia si calcola che più o meno ci sono poco meno di 10 milioni di ricoveri all'anno, questa è la numerosità. E quindi sui dati che abbiamo visto, se sappiamo che effettivamente le persone ricoverate che hanno un'infezione da germi resistenti è intorno al 9%, vuol dire che circa 700.000 casi di infezione da antibiotico resistenza sono presenti ogni anno sul nostro territorio e porta a 11.000 decessi. Questo numero di 11.000 decessi, che vuol dire anche rispetto ai 35.000 che lei ha detto che avvengono in Europa, vuol dire che l'Italia fa sì che un terzo di tutti i decessi europei avvengano in Italia, e questo evidentemente è un dato sul quale si deve ragionare, si devono trovare delle soluzioni, con dei costi che possiamo immaginare sono elevatissimi per la sanità pubblica in termini generali, sia come costi diretti che indiretti, poi per le singole aziende ospedaliere sono un impegno enorme. Con un utilizzo dei posti letto si calcola che circa 2.700.000 giornate di posti letto sia utilizzata per il problema delle infezioni.
E quindi è come se tutti i posti letto del Trentino e del Friuli Venezia Giulia fossero dedicati soltanto alle infezioni da germi multiresistenti. Quindi evidentemente una problematica enorme sulla quale dobbiamo trovare delle soluzioni. L'ultimo dato che le dico, così poi procediamo nella nostra discussione, è quali sono le persone che in qualche modo sono coinvolte da tutto questo. E la parola più semplice per dire sono i soggetti fragili. Nell'idea del soggetto fragile evidentemente dobbiamo ragionare in termini molto, molto ampi, perché il fragile è ovviamente l'anziano, il soggetto che ha più di 60-70 anni è un immunosenescente, cioè ha un'immunità non più efficace, quindi è fragile, ma soprattutto fragili poi sono tutte le persone, anche più giovani, ma che hanno delle patologie croniche che possono determinare una fragilità a tutto questo. E quindi oggi che abbiamo una grande sanità che ci permette di risolvere tante malattie, e poi alla fine perdiamo i nostri pazienti per un'infezione, e ne parleremo subito dopo, i pazienti certo. Oncologici, per esempio l'oncologia ha fatto dei passi avanti meravigliosi, oggi riescono a curare tanti pazienti che fino a poco tempo fa erano incurabili e poi vengono persi per un'infezione che, come abbiamo visto, ha dei numeri mostruosamente ampi. Grazie professor Andreoni per questo quadro di questa realtà che ci dice appunto essere in particolar modo presente a livello ospedaliero e, come diceva anche lei, particolarmente impattante nelle persone che sono più fragili anche per patologie. Allora, professor Silvestri, a lei chiederei proprio di entrare più nello specifico, anche perché sappiamo che l'AIOM, quindi gli oncologi italiani, hanno all'attenzione questo tema dell'antimicrobico resistenza, soprattutto nei pazienti oncologici. Ci dà un po' il quadro della situazione, perché è così di impatto in questi pazienti? Certo, la ringrazio molto intanto per la domanda e ringrazio il professor Andreoni perché ha già aperto insomma il capitolo del paziente fragile. Se possiamo mostrare la diapositiva, anch'io mostrerò dei numeri perché è chiaro che questi numeri ci aiutano a comprendere qual è la dimensione del problema. Allora, le infezioni, noi oncologi lo sappiamo molto bene, che sono tipicamente causate da batteri e da funghi, rappresentano la causa primaria o associata di morte in circa la metà dei pazienti oncologici. Quindi una dimensione del problema già di per sé molto importante. Ci sono degli studi, in particolare uno studio retrospettivo, che ha documentato come nell'ambito dei pazienti oncologici ricoverati in unità di terapia intensiva il 23%, quindi quasi uno su quattro, aveva una infezione nosocomiale. E di questi la quasi totalità presentava un'infezione da un patogeno multidrug resistente. Motivo per cui, come diceva il professor Andreoni, noi oggi in oncologia ci troviamo di fronte ad uno scenario che potremmo definire paradossale. Da un lato l'incremento delle conoscenze in termini di biologia molecolare ha ampliato le opzioni terapeutiche consentendo di ottenere risultati sino a non molti anni fa non neanche immaginabili nella cura di queste persone. D'altro canto, le infezioni da questi agenti microbici possono compromettere e inficiare quelli che sono i risultati in termini di sopravvivenza. Pertanto oggi parlare di malattie oncologiche, di cura di queste persone, non può prescindere dalla valutazione di questo aspetto. E vi mostro questi due grafici che sono stati pubblicati recentemente su una rivista del gruppo Nature. Che cosa ci dicono fondamentalmente? Ci dicono, in questo caso in pazienti oncoematologici, come lo scenario delle infezioni batteriche sistemiche si sia modificato negli ultimi anni. Guardate, nel triennio 2001-2003 la percentuale di germi antimicrobico resistenti era pari a non più del 10%. Guardate con il passare degli anni come questa percentuale si sia incrementata in maniera significativa e come questo evento si correli con un aumento del rischio di morte a 30 giorni, soprattutto nei pazienti che hanno una malattia attiva. Perché è chiaro che il paziente oncologico ha molteplici ragioni per presentare un'immunodepressione legata sia alla malattia in sé,
lo stato nutrizionale e quant'altro, e sia tutti i trattamenti che noi poniamo in essere e che proprio per essere diventati sempre più complessi aumentano parallelamente il rischio dell'immunodepressione. Uno tra tutti è il capitolo dell'immunoterapia e della gestione delle tossicità da immunoterapia. Per cui una sfida davvero importante, perché non possiamo perdere i risultati che otteniamo con la cura di queste patologie per un evento di natura infettiva. E professore, questo discorso della metà dei decessi, adesso tra appunto i dati che diceva, la metà dei decessi di questi pazienti che sono in terapia con cancro che sia dovuta all'antimicrobico resistenza, un'infezione, è un dato che davvero ci interroga. L'infezione è correlato, è la causa primaria nel 50% certo. dei casi, cioè un evento che determina o che accompagna quello che è la situazione clinica che poi porterà a morte. Allora, anche come oncologi, dati questa situazione, dato questo scenario, su che cosa vi state muovendo? Cioè, come pensate di agire un po' a livello oncologico per ridurre questo impatto? Io credo che, allora, come AION, come Associazione Italiana degli Oncologi Medici, abbiamo posto in essere una serie di iniziative che vedono coinvolti anche gli amici che sono presenti qui a questo evento. I passaggi sono tre o quattro. Intanto c'è la necessità di fare informazione. Informazione prima di tutto tra i pazienti. C'è uno studio che ci dice come nei pazienti che hanno ricevuto una diagnosi di patologia oncologica ci sia una elevata consapevolezza del ruolo del lavaggio delle mani. Però meno della metà correla questo atto con la conseguenza di questo atteggiamento, cioè la riduzione del rischio di queste infezioni. Quindi è importante fare informazioni con i pazienti, informazioni anche tra di noi. E noi dobbiamo fare anche formazione, dobbiamo imparare a lavorare insieme sempre di più, perché oggi il livello delle competenze nelle varie discipline è così elevato che io ho necessità di conoscere tutte le competenze dell'infettivologo, del microbiologo, e io devo trasmettere, devo condividere quelle che sono le conoscenze oggi in campo oncologico, perché è chiaro che questo tipo di interazione, interdisciplinarietà è fondamentale, altrimenti non ne usciamo. E in questo senso l'AIOM ha già avviato delle iniziative, col professor Andreoni abbiamo già partecipato insieme a un evento, AIOM con cadenza settimanale organizza dei webinar che vanno sui social e sui canali di informazione dedicato proprio all'antimicrobico resistenza. Al prossimo congresso nazionale di AIOM ci sarà una sessione dedicata a cui saranno presenti anche il professor Andreoni, proprio perché dobbiamo fare informazione e formazione tra di noi. Senza questo tipo di percorso non ne usciamo, perché una delle parole che credo sia possa essere considerato un denominatore di questa situazione è la parola complessità. È un evento una situazione estremamente complessa che può essere gestita solo in ambito multidisciplinare, interdisciplinare, con un approccio One Health, tutto ciò, tutte le parole che vogliamo usare, ma ci troviamo di fronte a un evento che è estremamente complesso. Grazie professor Silvestris. Professor Rasi, qui i numeri sono impietosi, soprattutto per l'Italia. Allora le chiedo proprio, a livello di governo, anche per questo impatto, non solo a livello proprio di decessi, ma anche proprio di impatto economico, di gestione degli ospedali, che misure si stanno mettendo in atto? Su che cosa si sta lavorando? Che cosa è in itinere anche? Ma dunque, c'è tanto per fortuna in essere, in azione, e qualcosa è già operativo. Sono due i pilastri. Uno è quello di gestire gli antibiotici che abbiamo ora, cioè di ritardare la inevitabile marcia verso l'antibiotico resistenza. Quello avviene naturalmente, meno li usiamo appropriatamente e più veloce sarà questa marcia. Su questo fronte l'Italia il governo da anni e sta proseguendo attraverso il braccio armato dell'Istituto Superiore di Sanità un sistema di sorveglianza, primo per sapere cosa succede, secondo per cercare di indurre un approccio di utilizzo più appropriato possibile. E una seconda, sempre in questo ambito del proteggere le armi che abbiamo, per parlare in termini semplificati,
è il famoso approccio One Health. Ricordiamoci che l'uso in veterinaria è un moltiplicatore formidabile della velocità di insorgenza delle resistenze. E naturalmente con i flussi migratori, con due guerre vicine, la frontiera dei microbi è sempre meno una barriera sempre meno solida. E quindi questo viene fatto sempre di più in un ambito europeo e possibilmente in un ambito mondiale. Sul versante invece di avere nuove armi, perché queste inevitabilmente prima o poi si esauriranno, c'è molto, ne parleremo poi probabilmente se avremo modo nell'ambito di quelle che sono le iniziative del G7. Ricordiamoci, sono due aspetti. Uno, favorire l'innovazione, l'innovatività, nuovi antibiotici. Due, fare in modo che abbiano una possibilità di mercato di sussistere, e questo vedremo è uno dei problemi centrali. Su questo ci sono varie iniziative. Ricordo una cosa però: gli sforzi di un singolo paese sono abbastanza limitati nella fase, sono necessariamente limitati come risultati. E vi do un esempio per tutti. Gli unici rimedi nati per il Covid vengono da un singolo consorzio, cioè la massa critica delle iniziative di ricerca per questo tipo di ricerca deve essere formidabile. Lo è stato nel consorzio che ha prodotto il vaccino e i farmaci anti-Covid. Con questo in mente, il governo italiano sta cercando di partecipare alle grandi iniziative mondiali. Beh, questo ci dà intanto speranza, però capiamo benissimo che è necessario, da un certo punto di vista, un utilizzo sempre più attento degli antibiotici, però qualcosa c'è già, insomma, che si può usare, utilizzare anche in clinica. Si parla molto di questi antibiotici reserve. Allora, professor Andreoni, ci può spiegare un po' di che cosa si tratta e come devono essere utilizzati nelle nostre realtà ospedaliere, intendo? Sì, certo, l'intervento di cui parlava anche il professor Razzi, il primo intervento più semplice è quello di cercare di dare delle regole sull'utilizzo degli antibiotici, no? Una regola semplice è quella di applicare delle linee guida che permettano di affrontare le diverse sindromi infettive in funzione di alcune regole, alcune indicazioni che vengono date. Cosa sono gli antibiotici reserve? L'Organizzazione Mondiale della Sanità, proprio in quest'ottica, dice: facciamo tre grandi contenitori. Un contenitore in cui ci sono tutti gli antibiotici di uso più semplice, diciamo, che sono quelli anche che hanno meno impatto sullo sviluppo dell'antibiotico resistenza in qualche modo, e quindi che li lasciamo liberi all'utilizzo in maniera abbastanza facile. Facciamo un secondo contenitore, un pochino più ristretto, un pochino più attento, per quegli antibiotici che devono essere utilizzati in funzione della sindrome infettiva che ha, e quindi che hanno un'indicazione ben precisa. E poi, arriviamo al reserve, facciamo un contenitore, ahimè, molto piccolo, e poi capiamo perché è molto piccolo questo contenitore, di quegli antibiotici che devono essere utilizzati soltanto in casi molto ben selezionati. Sono quegli antibiotici che agiscono sui germi multiresistenti e quindi li dobbiamo preservare, dobbiamo fare in modo che li utilizziamo con grande appropriatezza e quindi con grande attenzione. In Italia, per intenderci, ce ne abbiamo 5 più o meno di antibiotici riserve, diciamo. Ecco, quindi è una selezione molto accurata che in qualche modo serve al clinico a dire: attenzione, diciamo, lo stai utilizzando proprio perché è necessario, è strettamente necessario, allora utilizzalo, se no cerca di utilizzare gli altri antibiotici. Quindi è un sistema molto semplice per cercare di porre un argine a questo uso che abbiamo visto. Il 40% dei pazienti in ospedale fa terapia antibiotica, quindi ugualmente è una quantità incredibile di antibiotici che vengono utilizzati. Diamo delle regole su questo. Sì, dicevo appunto che ci sono solo 5 di questo tipo di antimicrobici, ma qual è il problema nella ricerca di questi farmaci? È che è una ricerca molto complicata. Tenga presente che di tutti gli antibiotici che sono usciti negli ultimi anni, uno solo ha un meccanismo d'azione
completamente nuovo. Gli altri sono dei ottimi antibiotici, ovviamente, ma che utilizzano meccanismi d'azione già passati. Perché questo è un elemento di negatività? Perché usare meccanismi già utilizzati in passato con altri farmaci rende molto più probabile che ci sia resistenza e che si sviluppi resistenza, no? Quindi questo dà l'idea che la ricerca, che ovviamente, visti i numeri, è una ricerca che sta cercando di investire tanto sull'antibiotico resistenza, evidentemente è una ricerca molto difficile, cioè trovare una molecola che effettivamente funzioni sui germi multiresistenti è poco probabile. E questo fa sì che le industrie effettivamente siano un po', diciamo, in difficoltà ad investire su questo, a meno che poi alla fine non ci sia un premio su questa ricerca su cui loro stanno investendo in un campo così complicato. E ovviamente quello che dicevamo prima delle riserve sembra proprio andare contro tutto questo, no? Cioè tu sviluppa ricerca, trovami miracolosamente questa molecola, io poi la metto in un cassetto perché non vorrei che tu la utilizzi, no? E questo è in maniera molto semplice per far comprendere come effettivamente dobbiamo trovare delle strade. Il professor Rasi certamente ce le dirà molto meglio di quello che posso dirle io, per cercare di trovare delle soluzioni a un qualche cosa che sennò effettivamente è un po' spiazzante, diciamo. Il professor Andreoni le girava la palla, infatti. Professor Rase, è proprio così. Lei appunto ha esperienza di agenzia del farmaco sia in Italia che in Europa. Ne parlava prima del fatto che anche per il Covid lì c'è stata un'operazione in cui le stesse agenzie hanno fatto qualcosa. Anche le agenzie hanno fatto qualcosa, ma ci sono stati anche i governi. Allora, provocatoriamente, che cosa può fare l'Italia proprio per favorire questo tipo di ricerca? Allora, guardi, in effetti il professor Andreoni mi ha alzato la palla in maniera eccezionale. Noi dividiamo due tipi di incentivi, perché c'è appunto una disincentivazione alla ricerca per i motivi che ha spiegato molto bene il professor Andreoni. Li chiamiamo incentivi push, quelli che sono gli incentivi a trovare la cosa innovativa, cioè mettere risorse per cercare un nuovo antibiotico, un nuovo meccanismo, un nuovo rimedio. E quelli devono essere in una diciamo in un contenitore molto grande, perché servono ingenti risorse, è bene avere massa critica, è bene collaborare con gli istituti transnazionali, eccetera, eccetera. Naturalmente poi ogni ricercatore darà il suo contributo. Su questo l'Italia si sta orientando, ci sono fondazioni, ci sono iniziative della WHO, dell'OMS, ci sono iniziative di transnazionali molto, molto importanti, alla quale l'Italia si unisce. Poi metterà anche dei soldi sull'università italiana, ci auguriamo li metteranno. E poi c'è invece a livello nazionale, perché quelli sono mercati singoli, i cosiddetti incentivi pool. Cosa vuol dire? Che devo il famoso farmaco che metto nel cassetto, che quindi non viene venduto e quindi disincentiva il produttore a tenerlo, devo in qualche modo remunerarlo, devo fare in modo che faccia. Abbiamo drammatici esempi, poi D'Alema ha approvato antibiotici nuovi usciti dal mercato dopo 6 mesi. Quindi incentivi pool che non vi posso anticipare il come, ma vi posso anticipare che cosa succederà. Adesso, probabilmente in occasione del G7, ci sarà un annuncio congiunto del governo, del Ministero sia delle Finanze che del Ministero della Salute, per trovare proprio una soluzione sia push che pull. Per parlare adesso, vi ho detto, possiamo poi vedere. Certo, intanto la ringraziamo per questa anticipazione che ci dà speranza, anche perché i dati di cui abbiamo discusso in apertura di questo incontro sono decisamente impattanti. Qui il tempo scorre molto veloce, quindi vi chiederei anche di velocizzare un attimo anche nelle risposte, perché ci pensiamo proprio all'attualità di cui parlava già anche il professor Rasi. Proprio a ottobre, appunto ad Ancona, al G7, si parlerà di questa antimicrobico resistenza. Allora,
Allora, professor Silvestris, da oncologo, come vede questa attenzione da parte dei G7 e quindi mondiale dal punto di vista oncologico per lo sviluppo e la ricerca di questi nuovi antimicrobici? Beh, guardi, è chiaro che da quello che abbiamo ascoltato l'attenzione è qualcosa che non può che far piacere ed è una naturale conseguenza della dimensione del problema. Io vorrei fermarmi un secondo per riprendere alcune parole del professor Andreoni, perché mi sembrano le parole della ricerca oncologica. In che senso? Guardate, la parola complessità, la parola selezione dei pazienti, la parola meccanismi di resistenza, sono cose che ricordano proprio quello che è stata la storia della ricerca oncologica. Per cui io spenderei una parola veramente di speranza, nel senso che così come in oncologia noi abbiamo imparato che esiste una correlazione chiara tra quella che è la conoscenza dei meccanismi molecolari e l'identificazione di nuove opzioni terapeutiche, e così come abbiamo vissuto in oncologia per tanti anni l'assenza di nuove opzioni, i classici chemioterapici antiblastici, sapevamo che a un certo punto non si è andato oltre. Un po' la storia del professor Andreoni, no? Ci dice non ci sono nuovi antibiotici. Poi più abbiamo imparato a conoscere quello che era il target delle nostre cure, la cellula neoplastica, e più abbiamo incominciato a capire, a comprendere come affrontare singoli sottogruppi di malattie. Quindi questo concetto della selezione dei pazienti mi ha proprio ricordato quello che oggi delle target therapy è un qualcosa che io sono fiducioso rappresenterà un po' il futuro anche in quella che è una reale emergenza sanitaria, così come lo è stato la patologia oncologica. In questo contesto lo sviluppo di programmi di ricerca nazionali, come condivide il professor Asi, internazionali, perché qui lo sforzo non può essere di una singola nazione, non solo, ma anche di più società scientifiche. Qui servono competenze condivise, ma di altissimo profilo, perché la sfida è davvero impattante, altrimenti i numeri saranno quelli che abbiamo raccontato e noi ci potremo sforzare da un punto di vista oncologico di fare del nostro meglio, ma poi davvero le persone le perdiamo così. Per cui io così mi sento proprio di, cioè quando il professor Andreoni parlava mi è tornato in mente, no, tutti gli insuccessi dell'oncologia quando non conoscevamo il target e come proprio la metodologia di ricerca sia cambiata. Oggi noi in oncologia non parliamo degli studi di fase 3, non faremo più quasi uno studio di fase 3, penso che sarà un po' lo stesso nel futuro di queste, grazie, di queste terapie. Grazie professor Silvestris. Professor Rasi, lei prima anticipava un po' questa presenza dell'Italia, questa presidenza anzi dell'Italia al G7. Allora, capiamo che non si possono troppo anticipare gli argomenti, però in generale c'è un ruolo dell'Italia in questo? Quali policy può portare avanti per proprio favorire la ricerca di questi antibiotici? Perché sappiamo, possiamo agire sicuramente nelle organizzazioni, possiamo fare molte azioni, però servono alla fine comunque nuove molecole. Allora, come, che policy, che scelte può aiutare a fare l'Italia? Ma l'Italia secondo me sta muovendosi molto bene in questo momento. C'è stata una frase inserita nel discorso della Presidente del Consiglio sull'antibiotico resistenza e ci ha naturalmente fatto esultare a noi che ce ne occupiamo. E ci sarà questo incontro interministeriale in cui veramente si promuoveranno le ricerche sia appunto del versante innovazione sia del versante poi di incentivazione di quello che si è eventualmente trovato. Quello che è molto importante è che l'Italia si sta muovendo anche su un piano, ed è fondamentale, su un piano oltre il G7, il piano G20, sull'Africa, ed è fondamentale che l'azione dell'Italia, che viene, devo dire, va dato atto dalla presidenza giapponese, continui con la presidenza canadese. Già ci sono i primi contatti. Quindi io credo che la policy sia quella di aver capito che è un problema olistico, è un problema mondiale. E l'altro, invece, ci vuole anche un grosso pragmatismo in patria, implementare molto la fase diagnostica. Se ai clinici vogliamo dirgli di usare bene gli antibiotici, dobbiamo dirgli che germe hai, e quindi investire in diagnostica
e si sta facendo, è una delle policy interne, e trovare nell'ambito della legge finanziaria, qui veramente non posso dire di più, un meccanismo per veramente incentivare i nuovi, gli attuali antibiotici fondamentali e i futuri reserve, che purtroppo non pensiamo siano più di 2-3 nei prossimi 3 anni. Professor Rasi, ci ha detto abbastanza su questa realtà dell'Italia, però ci dà anche una certa speranza, insomma. Professor Andreoni, cosa dice? C'è un suo commento su questo? No, no, io pure sono fiducioso, perché vedo da parte, diciamo, delle istituzioni un grandissimo interesse, diciamo. Ecco, quindi sinceramente, ovviamente il problema è stato sempre molto sentito, ma in questo momento, soprattutto a livello del Ministero della Salute, è il problema centrale, diciamo. Quindi questo mi tranquillizza, diciamo, da utente, ma anche da cittadino, perché voglio dire, poi noi tutti viviamo questa situazione che può interessare ognuno di noi, diciamo, no? Quindi voglio dire, su questo sinceramente sono ottimistico, diciamo. Ecco, le parole del professor Rasi ovviamente mi incoraggiano ancora di più, ma l'avevo già percepita questa sensazione di volontà di affrontare seriamente questo problema. Ecco, partiamo proprio da un discorso di volontà e di essere anche concreti, no? Come si diceva. Qui i tempi sono proprio al limite, però vi chiederei un aiuto proprio per fissare un concetto, una parola chiave, qualcosa proprio che ci aiuti a inquadrare questa realtà anche in prospettiva futura. Allora, un giro veloce, una risposta secca su che cosa è importante nell'affrontare questo tema dell'antimicrobico resistenza da un punto di vista proprio di investire nella ricerca. Professor Andreoni. Bella domanda, non semplice, ma io direi, se dobbiamo dirlo a parole, concretezza e investimenti, diciamo. Ecco, mi verrebbe di dire queste due parole per riassumere nella mia testa quello che dobbiamo cercare di fare. Professor Silvestris. Beh, io provo a sintetizzarlo in 3 parole, le abbiamo già accennate prima, le credo siano condivisibili. Informazione, non dimentichiamo l'associazione dei pazienti, certo, che possono svolgere un ruolo fondamentale in questo percorso. Formazione, lavorare insieme per forza, e ricerca. Queste sono, secondo me, penso secondo tutti, 3 parole che ci possono aiutare. Grazie. Professor Rasi. Ma dal punto di vista dei governi, approccio olistico, collaborazione e molto pragmatismo interno. Ecco, quello di cui davvero abbiamo bisogno, il pragmatismo a livello proprio generale. Qui proprio il tempo è volato, abbiamo quindi giusto gli ultimi istanti per ringraziare voi che ci avete aiutato ad affrontare questo tema complesso con questa chiarezza e con questa anche prospettiva di sviluppo davvero anche, diciamo, concreta, giusto per usare anche un termine che abbiamo appena condiviso. E oltre chiaramente a voi qui presenti nei nostri studi di ADN Kronos, ringraziamo anche quanti hanno collaborato alla realizzazione di questo programma. Ringraziamo voi che ci avete seguito attraverso i canali web e social di ADN Kronos, e l'appuntamento è alla prossima volta.